Cosa impariamo dal coronavirus? Questa è una situazione molto difficile, ci sono tante domande, forse poche risposte, tante speculazioni, tanti pensieri, tante opinioni, che non sto qui a pensare o a condividere queste diverse e variate opinioni. Ma io penso che, o anzi posso dire che sicuramente noi possiamo fare una valutazione, una riflessione su quello che noi stiamo vivendo. Sia dal punto di vista personale, sia dal punto di vista come famiglia. Il pastore Mark Oden, che è missionario nella città di Napoli, lui vuole condividere con noi, e io ho preso questo suo articolo, che veramente ci edifica e ci aiuta a riflettere su 8 cose che il coronavirus ci sta insegnando in queste ultime settimane che sembravano essere normali, ma finché la cosa si è presa veramente forza, allora molte delle nostre quotidianità sono state cambiate. Allora, analizzando la diffusione e gli effetti sull'uomo del virus, ci sono diverse considerazioni che noi possiamo fare per la nostra vita. Numero 1. Mark Oden dice che dobbiamo riflettere sulla nostra fragilità. Questa crisi ci sta insegnando quanto noi esseri umani siamo fragili. 93.210 casi, 3.203 morti da un semplice virus. Se fosse stato più letale, più aggressivo, non saremmo lontani dalla nostra estinzione come specie. Non è qualcosa che vogliamo accettare o abbracciare, ma è comunque una verità. Veramente i giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce come il fiore dei campi. Se lo raggiunge un colpo di vento, o in questo caso del corona, esso non esiste più e non si riconosce più il luogo dov'era. Questa è la parola di Dio, Salmi 103, versetto 15 e versetto 16. Ancora nel punto 1, lui dice: ma perché è importante imparare questa lezione? Perché forse prendiamo per scontato le nostre vite. Forse sprechiamo il nostro tempo su questo pianeta occupandoci di cose che alla fine non conteranno niente. La parola di Dio ci insegna. Insegnaci dunque a contar bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Salmi 90, versetto 2. Numero 2. Noi impariamo anche la nostra uguaglianza. Questo virus non rispetta distinzioni etniche o frontiere nazionali. Non è un virus dei cinesi, ormai è il nostro virus. Dimora a casa nostra, in mezzo a noi, in Afghanistan, in Belgio, Cambogia, Danimarca, Estonia, Francia, in 77 nazioni colpite e contagiate dal coronavirus. Facciamo tutti parte della grande famiglia umana. Siamo tutti creati a immagine di Dio, come dice la parola del Signore in Genesi capitolo 1, versetto 17. Il colore della nostra pelle, la nostra lingua, l'accento, cultura, non contano niente agli occhi di una malattia così contagiosa. Forse questo virus può insegnarci proprio questo, che nella sofferenza, nel dolore, per la perdita di un caro, siamo in definitiva uguali, deboli e senza risposta. Numero 3, noi possiamo imparare la nostra mancanza di autocontrollo. Tutti amiamo il senso di controllo. Pensiamo di essere i capitani del nostro destino nella vita, in casa e per la strada. Qui comando io, è il grido del nostro cuore. E in realtà oggi, più che mai, che godiamo di questo controllo significativo sulle nostre vite. Possiamo controllare casa nostra anche da lontano, con delle telecamere, possiamo controllare i nostri soldi in banca dal cellulare, possiamo controllare i nostri corpi con un migliaio di test medici. Ma forse questa sensazione di avere il controllo è un'illusione, una bolla che il coronavirus ha fatto esplodere.
rivelando la verità che non siamo noi ad avere il controllo. In questi giorni le nostre autorità stanno cercando di controllare la diffusione di questo virus, chiudendo, aprendo e chiudendo di nuovo le scuole dei nostri figli. Hanno la situazione sotto controllo? Anche noi, armati di bottigliette di gel disinfettante, limitando i contatti fisici, cerchiamo di abbassare i rischi di essere contagiati. Di nuovo, siamo in controllo della situazione? Quando mai? Numero 4. Il dolore di essere escluso. Un membro della nostra chiesa è stato in viaggio nel nord Italia pochi giorni fa. Tornata a Napoli, non è stata invitata ad una cena di lavoro. Le è stato spiegato che sarebbe stato meglio per lei non partecipare a causa del suo viaggio, anche se lei non dimostrava nessun sintomo del virus. Ovviamente, lei è rimasta male. Il ristoratore 55enne di San Giorgio a Cremano, provincia di Napoli, contagiato dal virus e ora in quarantena, diceva di stare bene fisicamente, ma che ciò che gli dava fastidio erano le reazioni degli altri residenti del suo palazzo. Lui dice: a far male, più che la diagnosi positiva del coronavirus, è l'atteggiamento della città nei suoi confronti, della sua famiglia. Giornale Il Mattino del 2 marzo. Sentirsi esclusi e isolati non è per niente facile quando in realtà siamo stati creati per rapporti interpersonali, ma in questi giorni è un'esperienza comune, un'esperienza simile ai lebbrosi ai tempi di Gesù, forzati a vivere in isolamento e camminare per la via della città gridando «impuro, impuro», Levitico capitolo 13 versetto 45. Numero 5, noi impariamo che il coronavirus ci insegna la differenza tra la paura e la fede. Qual è la reazione a questa crisi? È facile essere preso del panico, vedere il coronavirus su ogni superficie, dietro ogni angolo, nell'aria che respiriamo, in ogni contatto fisico. Siamo paralizzati dalla paura? Forse questa crisi ci sta sfidando a reagire in un altro modo, con la fede e non con la paura. Fede non nel destino, nel caso, non in una divinità qualunque, ma in Gesù Cristo, come il buon pastore che dichiara di essere la risurrezione e la vita, Giovanni 11, 25, prima di far risuscitare un uomo sepolto da 4 giorni. Solo Lui ha il controllo su questa situazione e può guidarci in mezzo a questa tempesta. Numero 6. Il nostro bisogno di pregare. Davanti ad una crisi globale, come possiamo reagire per fare la differenza? Spesso ci sentiamo troppo piccoli, inutili e incapaci di fare qualcosa che possa contribuire al miglioramento della situazione. Invece di esistere qualcosa che possiamo e dobbiamo fare, dobbiamo implorare il nostro Padre Celeste di dimostrare la sua misericordia verso di noi. Questo virus ci spinge a pregare, pregare per le nostre autorità, per gli uomini e le donne e contagiate, per la gente che vive paralizzata dalla paura, per le zone rosse, e per chi è ad alto rischio e per gli anziani intorno a noi. Preghiamo, preghiamo il Signore che Lui possa proteggerci e prendersi cura di noi. Preghiamo per il ritorno di Gesù, che Lui possa ritornare per portarci nella nuova creazione e portarci in un mondo senza lacrime, senza morte, senza cordoglio, senza grida, senza dolore. Apocalisse 21, versetto 4. Numero 7. La vanità di molte cose nelle nostre vite. Vanità delle vanità,
dice l'Ecclesiaste. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Ecclesiaste 1:2. È facilissimo perdere la prospettiva in mezzo al caos delle nostre vite. I nostri giorni sono così pieni di impegni e persone, di servizi, di stress, che non riusciamo a distinguere l'importante dall'urgente. Ci perdiamo in mezzo al cammino di questa vita. Forse questa crisi ci sta riportando sul sentiero giusto, ci sta insegnando di nuovo quali sono le cose importanti nelle nostre vite e quali sono vanità, vapore, senza sostanza e quindi senza importanza. Forse la serie A, quella nuova cucina e quel compito alla fine non sono così vitali per la nostra sopravvivenza. Forse il coronavirus ci sta insegnando proprio questo. Numero 8. La nostra speranza. La domanda più importante non è: qual è la tua speranza di fronte al coronavirus? Perché Gesù è venuto per avvertirci della presenza di un virus molto più diffuso e più letale. Un virus che ha colpito ogni uomo e donna, bambino e anziano. Un virus che risulterà nella morte eterna. Un virus chiamato peccato. E la nostra specie, secondo Gesù, vive una pandemia di questo virus. Qual è la tua speranza davanti a questo virus? La storia della Bibbia è la storia di un Dio che è sceso in un mondo contaminato da questo virus. Lui ha vissuto in mezzo ai nostri malati, non portando una maschera o indossando una tuta sterile, ma respirando la stessa aria nostra, mangiando lo stesso cibo nostro e contagiato dal virus, è morto. È morto isolato, lontano dal suo padre, su una croce per dare a noi, malati, l'antidoto del virus, per guarire noi e per portarci alla vita eterna. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo? Giovanni capitolo 11, versetto 25 e 26. Vogliamo dare un grazie al Signore e per la vita di Mark Oden, che è pastore della Chiesa Evangelica Neapolis, appunto a Napoli. Che noi possiamo riflettere e tornare al Signore. Oggi è tempo di venire a Cristo. Vieni a Cristo Gesù prima che sia troppo tardi. Dio ti benedica. Un abbraccio. Sono Nicodemo Fabiano.